Sentite l'applauso dei 1500 tifosi venuti qui allo Sporting Club questo pomeriggio per assistere a questo spareggio. Sembra tutto pronto, le squadre sono pronte a battere il calcio d'inizio. Arbitra Paolucci Di Lanciano. Partiti! Di Lanciano, un arbitro, l'arbitro Di Lanciano, come sempre di fuori regione per delle partite importanti. Alfieri, attenzione al lancio per Cerrato, Cerrato si coordina con il mancino, sbaglia il tiro, il russo, il miracolo di Vetrone. Sembra tutto pronto per la battuta, Simone in area di rigore, Lucignano, attenzione sul secondo palo, la palla quasi direttamente in porta. C'è sempre Sansone sul pallone, movimento in area di rigore, la palla ancora a giro, il colpo di testa di Pellini che si è trovato tutto solo. Movimento di Maturo sul primo palo, si sgancia Russo per lo scambio corto, ancora Sansone, il pallone morbido in mezzo, Lucignano, la palla resta lì e poi Maturo la ribadisce in rete e al 25esimo minuto di gioco il Nola passa in vantaggio. Franco, l'avevamo detto, le palle inattive sono in questi primi minuti forse la nota dolente del Polis. Misteriosa contro l'Eclanese, avrebbe strattonato. Occhio al taglio, tutto regolare, Russo è solo Russo davanti a Vetrone, Russo! A quella dei primi minuti, Franco, ancora un pallone perso, la zona del campo sanguinosa, tutto regolare, Cerrato è solo davanti a Vetrone, Cerrato! E stavolta non sbaglia, fa 13 in stagione per la squadra, poi ha trovato un gol. Ancora un pallone recuperato, l'incursione di Russo, tutto regolare, lo scarico, arriva Di Meo, rimorchio! Può riprendere il gioco, decimo minuto della ripresa, sempre 2-0 Nola, buon Paolisi in questi primi minuti del secondo tempo. Russo, il traversone violento in area di rigore, la palla resta lì, Di Meo, la protegge Di Meo, c'è il tocco, calcio di rigore. E Sansone contro Vetrone, il calcio all'angolino ed è il 3-0 del Nola. Al 12esimo minuto della ripresa, è notte fonda per il Polisi. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, 3-0 Nola, che adesso è in azione con Alfieri che innesca Russo, ha spazio davanti a sé, c'è solo in mezzo Di Biasi sul secondo palo e la parata di Vetrone che però non riesce a toglierla dalla porta. Il 4-0 di Di Biasi. Abate, classe 98, al posto di Robustelli, Michele Robustelli. E dunque, occhio a questo errore! E il gol di Di Biasi che in 3 minuti firma la doppietta, un regalo di Petecca. La palla per Russo. Russo punta il nuovo entrato, poi va alla conclusione. Un metro sopra la traversa. Si aspetta solo il triplice fischio, sia da parte del Paolisi, e finisce così. E finisce qui, non c'è più tempo. E il Nola a festeggiare il ritorno in eccellenza.